Molise torna a fermarsi a Cerro Volturno, dunque siamo in un luogo molto piccolo, di incantevole bellezza, il luogo che è stato eh, appunto il luogo dei Natali ma anche dell'attività eh, dello scrittore, saggista, poeta, insegnante preside Vincenzo Rossi. Ci ha lasciato, ha lasciato la vita terrena lo scorso novembre del 2013, all'età di 89 anni, il 17 maggio del 2014 la decisione di intitolare una piazza a suo nome proprio davanti al municipio, municipio di cui è stato durante la sua vita anche membro attivo come assessore comunale e appunto proprio nel 1965 andò a Roma per orare la causa per chiedere dei fondi per la realizzazione di questa sede comunale da cui piazza antistante da oggi porta il suo nome. Sono tantissimi i cerresi che sono accorsi proprio per rendere omaggio alla memoria di un illustre eh, compaesano, un illustre concittadino che lo ricordiamo con le sue rime con le sue prose, con i suoi scritti, ha fatto conoscere Cerro e non soltanto se stesso, a tutto il mondo, soprattutto nelle Americhe. Ma vediamo appunto qual è stato, quali sono stati i momenti più importanti di questa giornata e soprattutto quale il ricordo di chi lo ha conosciuto, lo ha apprezzato, lo ha letto e in qualche modo adesso lo ricorda. Siamo con il professor Francesco De Piscopo a parlare di una figura importante per Cerro Volturno ma anche per l'intero Molise e non soltanto, visto che i suoi scritti hanno più volte comunque varicato i confini regionali e nazionali. Vincenzo Rossi, perché è importante parlarne e perché è importante anche sottolineare il fatto che in questo caso si intitoli una piazza a questo autore molisano a pochi mesi dalla scomparsa. Eh, direi che lo ha pienamente meritato perché ha sempre dimostrato nella sua vita una religiosa fedeltà a questi luoghi che in realtà eh, non ha mai abbandonato. Quindi questo profondo radicamento al territorio e questo Molise che poi grazie alla letteratura è diventata mondo, ecco, una regione e quindi si è prospettata soprattutto come una entità eh, interiore per il nostro Vincenzo Rossi e, e la possibilità di creare effettivamente poi un ponte con tutte le altre regioni possiamo dire del mondo, ma anche dell'anima, perché la cultura in particolare la letteratura che egli ha praticato a tutto campo, perché come sapete è stato poeta, narratore, critico, eh, traduttore, ecco, gli ha consentito in qualche modo di incontrare il mondo. È il grande miracolo che sa compiere questa disciplina. E il grande miracolo che ci aspettiamo anche in qualche modo possa continuare a proliferare nelle nuove generazioni: il credere soprattutto nei posti nei quali eh, si è nati, cresciuti, dove ci si è soprattutto formati, non abbandonarli mai per quanto è possibile e soprattutto cercare effettivamente poi di ampliarli in un discorso che può veramente abbracciare tutto il mondo attraverso il miracolo della parola che poi si fa scrittura, perché noi sappiamo che il destino dei libri è sempre infinito, quindi l'importante è scriverli, scriverli bene e scriverli soprattutto con la passione con la quale in fondo lo stesso Rossi ha mostrato di poter continuare ad esercitare per tutta la vita, un'autodidatta che si è fatto molto da solo e che poi però ha conquistato giustamente ecco, una dimensione possiamo dire eh, ufficiale, quindi il Molise gli deve sicuramente molto ed è giusto che questa sera lo ricordi anche in questo modo. Ecco, Rossi fa parte di una generazione che ha dato molto a questo Molise. Una generazione che eh, appunto con la parola scritta ha fatto conoscere, ha testimoniato eh, un'epoca anche oltre che dei valori. In eh, questo passaggio generazionale, perché come Rossi molti altri autori eh, di quella fascia d'età purtroppo ci stanno lasciando, ma ci lasciano i loro scritti. Qual è il futuro ipotizzabile eh, diciamo in un Molise multimediale ma in cui ancora sarebbe importante scrivere? E sarà assolutamente inevitabile e indispensabile continuare a scrivere e a lasciare un segno della propria traccia ad ogni livello, anche direi a livello poi un giorno forse telematico, quindi voglio dire la scrittura è una splendida malattia che appartiene a poche persone. Ecco. Speriamo che si possa sempre allargare questa grande macchia di vita e di cultura, che si possa creare una sorta di epidemia della cultura, se è possibile forse dire così. No? È il nostro sogno, il sogno di noi missionari della cultura che cerchiamo appunto di attraversare soprattutto i luoghi che amiamo di più e cerchiamo poi di lasciare forse una traccia del nostro passaggio. Siamo con Maria Stella Rossi, dunque, una giornata commemorativa per una grande firma che ha lasciato tantissimo al Molise con la parola scritta. Ecco, però, magari è interessante anche conoscere più da vicino come è stata vissuta all'interno della famiglia questa eh, parabola diciamo, del Vincenzo Rossi, artista. Ma papà è un intellettuale a tutto campo da oltre 50 anni: ha prodotto tanto, ha scritto tanto. Io lo ricordo sempre eh, da piccola nel suo studio, tra i suoi libri, tra i suoi numerosissimi libri che adesso custodiamo con grande amore e affetto e con la sua mh, lettera 32, la sua olivetti che teniamo come una reliquia sacra. Quindi mh, il mio papà eh, certamente è certamente scrittore, poeta, saggista e a noi eh, di famiglia abbiamo lasciato il tempo. E lo spazio di cui lui aveva bisogno, perché chiaramente gli artisti hanno bisogno eh, di, di essere compresi, eh, perché hanno una visione diversa, più completa forse, più totale della realtà. E quindi noi come famiglia abbiamo assecondato questo, questa passione, che si è tramutata poi in opere, in quasi 50 opere, tutte di spicco. 50 opere realizzate nel corso di un arco temporale molto vasto, con eh, punti lanciati anche in America, in un momento abbastanza di avvio della sua, eh, della sua arte e della sua carriera. Ah sì, la caratteristica di papà è che da un borgo che può essere Cerra Volturno, ma anzi una frazione di Cerra lui aveva contatti con tutto il mondo. E lei parlava proprio di America. Lui è stato il direttore in Italia della rivista Il Ponte italoamericano per tantissimi anni, con corrispondenze anche in Argentina, in Grecia, in Francia. Ha tradotto dal francese Paul Courget, eh, dalla Spagna, dalla Germania. Quindi eh, aveva. Questo contatto con, con il mondo della cultura pur rimanendo in Molise. Questo vorrei eh, sottolinearlo proprio, rimanendo in Molise e rimanendo a Cerro. Ecco, abbiamo parlato di oltre 50 anni di un'opera molto, molto prolifica, dai primi anni 60 con la poesia fino all'ultima opera del 2013, quindi diciamo proprio, a, comunque diciamo fino all'ultimo comunque si è espresso. Ma sì, quest'opera è annotazione di una vita, è come se lui avesse voluto compendiare tutta la sua vita di intellettuale ma anche di uomo perché in questo libro è, è particolarissimo, ci sono le annotazioni appunto di tutta una vita che lui aveva in archivio, nel, nella sua biblioteca e lo ha tradotto in messaggi per tutti. Quando è arrivato dall'editore il Pacco con, questi, con questa sua nuova opera, papà purtroppo già non stava bene e lui eh, ogni volta che arrivava un'opera chiaramente c'era l'entusiasmo di vedere il risultato, però questa volta lui attendeva di sentirsi meglio per poter poi eh, vedere e condividere con noi la gioia di questa pubblicazione. Eh, e purtroppo poi non ha fatto in tempo a spedirlo a tutti i suoi amici come faceva sempre, io ho provveduto e provvederò a farlo. Ma in quelle pagine ha trovato anche qualcosa, diciamo, del papà, oltre che dello scrittore, rileggendole le, come figlia. Ma era totale, lui era persona eh, di una spiccatissima personalità proprio, eh, ogni, ogni persona che lo ha incontrato mh, ricorda qualcosa di lui perché aveva la capacità di farsi ricordare oppure di dire a tutti una, una parola, una frase, una dedica speciale, quindi lui sarà ricordato.